Buongiorno cucciolini, mi sono appena svegliata e si vede. Oggi è domenica e purtroppo è l'ultimo giorno in cui Isabella e Aria resteranno qui a Novara con noi. Domani mattina, molto presto, ritorneranno a casa loro in Inghilterra e quindi registreremo tutta la giornata insieme a Isabella e Aria. Guardate un po' chi c'è sul divano che aspetta la colazione. Chi c'è? Buongiorno. Ciao, buongiorno Aria, good morning. Allora, tu stai aspettando la crepe, ok? Aria, il toast, ok? What do you drink? With Io toast? sì, io voglio Actimel? cappuccino. Vuoi un cappuccino? E tu vuoi il cappuccino? Senza Latte only milk? sfumato. Latte, milk. Milk sfumato. Acqua? Only acqua? Ok. No, no, Actimel? Yogurtino, yogurt. Ok. Io latte schiumato. Va bene, amore, arrivo. Cappuccino di Anastasia pronto, ragazzi, ma guardate che cappuccino bello che faccio. Bimbe! Guardate la colazione, crepe e toast. Wow. Venite a mangiare? È pronto? Come to eat breakfast? Anastasia, dimmi una cosa, sei molto stanca? Vero? Si vede. Puoi riposare un'oretta dopo la colazione, altrimenti poi vuoi dormire oggi e devi finire i compiti, ok? Buon appetito! Guarda che cappuccino, amore. Guarda. È de marmo! Anastasia è stanca, Anastasia is tired. Are you sleeping? Yeah, are you sure? Discoteca? Ma guardate come fila. Oddio, Aria, mastica bene, ti prego. Nice, buono. Ok, Aria ha finito la colazione, ma ha mangiato soltanto la provola. Aria, fai vedere il tuo pigiamino nuovo. Guardate che bello il pigiamino è di Aria. Gliel'abbiamo regalato noi. E cosa ha sotto? Lei è orgogliosa di questa chicca di questo pigiamino che effettivamente è bellissimo. Wow! Stupenda! Guardate come sta bene con il viola. Purple is your preferred color? Yeah, ok. Viola è il suo colore preferito, io lo sapevo. Invece viola è la migliore amica. Her friends ask viola. Huh? Yes. Wow, nice, bellissima, fantastica la mia nipotina. Where is Isabella, Aria? Yeah, I know. She's sleeping with Vanessa now, ok? Ok, cucciolini, sono scappate in bagno, vogliono fare la maschera al viso. Qua, cucciolini, ci sono Isabella e Vanessa che dormono, le lasciamo dormire ancora un po'. Avete finito? Ok, mask? Are you happy? Ok, where is mask? Dov'è la maschera, Ani? Qua. Buongiorno. Ah, wow. Dai, Prima ci aprite. lavo la faccia. Prima clean your Sì, face. faccia, lavati la faccia. Ok. Vuoi una No. fascia? Volete una fascia? No. Dammelo. Aria, vuoi? Do you want kiss, please? No? No. Io questi bimbi che si lavano la faccia senza fasce e coi capelli davanti agli occhi non li capisco. Soprattutto Anastasia. Beh, Anastasia oggi è ben pettinata. Anastasia, dopo togliamo le treccine, e facciamo vedere a tutti che capelli che hai. Guardate che belline queste bimbe. Yes. Apro io? No, guarda Ok. Sai già come si fa, Ani? No. A metterla? Vabbè. Leggiamo. Ok, bimbe. Due ghost. Two ghost. Fatevi vedere. Ma che belline. Fa vedere Aria col naso with nose. Cosa fai? Com'è, amore? Fredda? Oddio, a te sembra che ti esce il muco dal naso. Guarda. Volete toglierla? Vuoi toglierla? Siete bellissime. Ok, if you want to take off. No? Ok. 5 minuti e la togliamo. 5 minutes, ok? Guarda.
Siete bellissime. Per me quella di Aria è messa male. No, è messa bene. Gli occhi sono lì, non so, qualcosa di strano. Va bene, tra 5 minuti la togliamo, ok? Un po'. Wow, che saltone, amore. La vogliamo togliere? Dai, togliamola. Togliere? 3, 3. No. No? Aspetta, vuoi togliere? Lo ma stanno dormendo. Sì. Oh my god. Shh, piano. Lasciatele riposare. Ancora un pochino, poi si alzano. Dai, andiamo. Ani, andiamo fuori. È una sensazione strana, sembra che ti esce il muco dal naso, amore. Sì. La tua è tutta larga, non capisco. Sì. Va bene, adesso però dobbiamo toglierla, bimbe. Dai, 3, 2, 1, go. Wow. Oh. Tieni, mamma, te la no. Ah, grazie, la grazie, la grazie. Ciao, cucciolina, cucciolina. Ciao, cucciolina nostra. Aria, do you want to bath? Sì. Go. Ok, facciamo il bagnetto? Arrestiamola. Ani. In prison. Aria in prison. Aria in prigione. Facciamo bagnetto allora, ok? Cuccioline, ma queste due bambine sono le più tremende di tutto YouTube. Guardatele un po' cosa stanno combinando stamattina. Ok. Andiamo a fare il bagnetto. Ma cosa fai te? Grazie. Adesso sono profumata. Uno, due, tre. Buongiorno amore. Ciao. Ti stai coccolando col tuo gattone? Dormito bene? A che ora siete andate a dormire tu, Isabella? Io alle 2:08. Davvero? Non avevo sonno. Beh, non avevi sonno. Ma come facevi a non aver sonno che ieri mattina ti sei svegliata comunque a mezzogiorno, che vi ho svegliate io ed eri andata a dormire alle 2. E vabbè, adesso sei stanca quindi. Sono le 10, hai dormito 8 ore. 8 ore però quelle sbagliate, perché le ore buone sono quelle dalle 10 di sera in poi, non dalle 2 di notte. Isabella? Alle 2:02. Ah, poco prima di te, quindi alle 2 tutte e due. Quindi non hai voglia di fare colazione? No. Niente? Neanche una piccola crepe? Che mi è avanzato un pochino di impasto? Ok, va bene. A Isabella ho fatto il toast. Io dicevo Isabella, il sushi lei... Che può, oh, sì, sushi, io i nigiri, lei, no, aspetta, basta. Dopo un po', pare il sushi e io, sì, lo so, continuavamo. Avevate voglia di sushi, ma tra poco perché sapevamo che il giorno dopo. Adesso andiamo a pranzo, andiamo a mangiare il giapponese, ok? Oggi che giorno è? L'ultimo giorno, Isabella e Aria. E domani mattina partono, quindi oggi stiamo tutto il giorno con loro, tranne un piccolissimo pezzo della giornata in cui dovrete finire solo i compiti. E a cena stasera? E a cena sì, mangiamo cosa dalla mangiamo? Nonna i panzerotti. Stasera mangiamo i panzerotti dalla nonna, ok? Poi ci salutiamo. Ahimè, anche questa... Quindi guardiamo la partita? No, perché è troppo tardi. Va bene? Alle 8:45. Ma anche la zia va a casa, domani mattina si deve svegliare molto presto. Alle 8:45. Dovete andare a scuola domani, va bene? Che fate? Ascoltatemi. Ma non, lei mi sembri tu, che avete lo stesso pigiama. Dovete prepararvi, ok Isa? Vi dovete vestire, che tra un po' andiamo a mangiare, va bene? Sì. Tutto ok? Sì. Sei stanca? Tu sei stanca? Un po'. Adesso hai fame, ma vuoi mangiare qui? Mangi il giapponese. Vado a farmi la doccia, okay? Ciao ciao. Allora, com'è la situazione che si sta per uscire? Vane, fatti vedere. Bellissima amore, bella sportiva come piace a me e a te. Le pinte dalla mia vista, se non vuoi che scopri i miei artigli, che sai, questi sono veri. Aria, you packed all your... Sì. Ok, hai messo tutto nello zaino, andiamo a vedere Isabella cosa fa, a che punto siete. Isa, wow, nice, bellissima. Grazie. Prego amore, ti stai truccando? Ok, siete pronti? Avete fame? No.
Sì. No. Non adesso. Ok. Io sì. Tu hai fame, non hai fatto colazione, eh? Papà William, siamo pronti. Can? Mamma, me l'annuncio. Anastasia, dobbiamo andare, amore, tardi. Sì. Ok, siamo riusciti ad uscire. Chi ha fame? Bene, mamma, bene. Le bimbe davanti hanno fame? Mamma. Allora, state già ordinando? Sì. Fate in fretta però, Fate in fretta. Ma la mangi? Anastasia, la mangi la zuppa? Soup si dice. Cos'era arrivata? Ah, nel piatto. Allora, ogni volta prendiamo queste patatine, una sola porzione, e piacciono a tutte, ma perché non le ordinate? Ve lo dimenticate di ordinarle? Amore. Oh, cos'è arrivato? Quanta roba, quanto cibo. Anastasia, hai visto? Sono arrivate tante cosine per te. Buono, amore. Buon appetito. Buon appetito anche per voi. Non ancora niente, amore mio? Io avevo preso le patatine. Eccole. Sono qui. Le ha prese anche la nonna. E non ne prendi un po' nel piatto? Ah, sono mie. Va, io adesso Dani. Mi sono spaventata. Tutto ok, Ani? Anastasia, tutto ok? Cosa è successo? Fa caldo, è vero? Ah, ok. Che si mangia adesso? Spiedino di gambero? Bravissime bimbe, bravissime. Bene, sei riuscita a mangiare qualcosa, amore? Ti piace? L'hai assaggiato per la prima volta, vero? Ti piace? Cosa sono questi? Nigiri. Nigiri. E ti piacciono? Nini. Nigiri. Ti piacciono, amore? Tanto, tanto? Ti ricordi quando avevamo fatto un video? Sì. Un po' di tempo fa. E li avevi assaggiati per la prima volta? I gusti cambiano. Isabella, guarda il piatto di Isabella. Wow. Hai fatto la foto? Sì. Dai, buon appetito. Adesso puoi mangiare. Isabella stava aspettando di avere il piatto pieno per poter fare una bellissima foto. Pranzo finito. Adesso tu e Anastasia dovete finire i compitini. Massimo un'oretta, poi andiamo a giocare insieme a Isabella e Aria in oratorio e poi ceniamo con loro. Stasera posso finire il compito? No, li devi finire adesso, no, perché stasera torniamo a casa tardi. No, ma tanto noi andiamo a casa a fare i compiti e poi andiamo a giocare in oratorio. Adesso posso fare qualcosa? Adesso finisci italiano, ti aiuta la mamma, ok? Ok. Amore. Aria, we see later. Now, loro... At church. At church, ok. In chiesa, all'oratorio a giocare, ok? Sì. Ok, bye bye. Ciao. A dopo. Ciao cucciolina, cucciolina. Amore, che dolce. E dimmi la mamma. Ciao Isabella, ci vediamo dopo. Aspetta. Ciao amore. Ok bimbe, siamo tornate a casa, soline, solette. Facciamo i compiti e poi ritorniamo da Isabella e Aria che giochiamo con loro l'ultimo pomeriggio insieme a loro, mannaggia. Ma quanto... 7 minuti, perché? Mi dispiace. Mi dispiace tanto che se ne vanno. Avrei voluto fare tantissime cose con loro, però vabbè. Ah, perché L O R A T O R I O. 8 minuti. Va bene, allora pronti partenza, via. Compiti finiti, adesso andiamo all'oratorio a giocare un pochino, ma è tardi, però andiamo lo stesso. Va bene, Anastasia? Sì, guardate, così sembra blu scuro, invece così blu è azzurro. Azzurro? Ma ti sei portata i compiti in oratorio? Ma perché? Li lasciavi in macchina, li facevamo dopo. Isabella, io non so più cosa fare, te la porti in Inghilterra? Ti faccio dopo. No? Ok. Ti faccio dopo. Non ti porta in Inghilterra, non ne vuol sapere, cosa? Neanche Isabella. Cosa? Cosa giocate? I puntini, no, vabbè. Ma c'è la pallina? Ah, c'è la pallina! È bellina! Che succede? Siamo tornate a casa! Oh. Silenzio, un momento di preghiera! È un momento di preghiera, di riflessione. Cosa gli avete dato, Vanessa? Ha bevuto? Sì. Che cosa? Vino. Vino, si beve. Ciao, cucciolina, cucciolina. Oh, wow. Mi faccio una magia io. Ma dove è andato? Tutto bene? Benissimo. Hai fame, vero? E voi invece avete... No, si
si sono addormentate. Oh mio Dio, dobbiamo andare a casa, dobbiamo ancora cenare. Vane, sveglia, dobbiamo cenare e andare a casa, Vane. Surprise! Ma Vane sei dormendo, si è addormentata. Vanessa, sveglia. E allora, mi state prendendo in giro? Io ci ho creduto. Buon appetito! Oggi panzerotto! Buon appetito anche a voi! Buono, Isa? Buonissimo, vero? Vale, cosa state guardando? La Juve contro la Fiorentina. Chi vince, Isabella? Nessuno. La Juve? Anche secondo me, 0-0. Ok? Dobbiamo andare, dobbiamo andare. Dobbiamo andare, bimbe, dai, salutatevi, no, perché andiamo. Sì, dobbiamo andare. Andiamo, Aria. Bimbe, dai, amore, dobbiamo andare. Forse loro sono questo. No, io sono qua. Bimbe, è arrivato il momento di salutarci. Non possiamo, amore, dobbiamo andare. Dai. Oh, dai che ci vediamo presto. Aiuto. Chiaro. Capitano Aria, buon viaggio per domani. Guarda. La narice. No, non... Ti ricordi? Salutiamo Zincro e Marco Giappetti perché si sono abbonati al nostro canale. Bravissima, amore. Io devo salutare una persona che in questo gioco mi ha detto se la salutavo, si chiama Carlotti. Charlotte. E quella bimba che abbiamo incontrato al ristorante? Soraya. Esatto. Niente, Isabella, ci dobbiamo salutare. È arrivato il momento, sono passati questi 10 giorni. Buon viaggio. Buon rientro. Oh, bimbe. No, Arian. No, amore. Qui ci vuole. Poverina. Aria. No, amore, poi ti veniamo a trovare noi, ok? Bene. Oh, Arietta, poverina. Vane, è la prima volta che ha una reazione così, amore, perché è stata con noi molto di più. Ani, tutto bene? Non piangete, bimbe, ma poi ci rivediamo, purtroppo è così, lo sapete, Anastasio. No, amore. Senti, magari se riusciamo andiamo noi, va bene? Non so quando, però andiamo, va bene? Però non piangere, amore. Anch'io vedevo i miei cugini una volta l'anno, in estate. Forse noi loro le vediamo di più, va bene? Dai, su. Non piangere più che non ti fa bene, dai. E se domani mattina vi svegliate presto, andiamo a salutarli sotto casa quando partono, va bene? Ce la fate? No, i pupi. Amore, basta piangere, me lo prometti? Dobbiamo andare a dormire, che domani si va a scuola. Va bene, amore mio. Dai, su. Amore, non piangere più. Cucciolini, dite ad Anastasia di non piangere, che tanto le cugine poi le rivediamo, ok, amore? Tomorrow. Buongiorno. Allora, ieri sera eri un po' triste e quindi non hai fatto i saluti finali, ma dove siamo adesso? Davanti al cancello. Dell'appartamento in cui ci sono Isabella e Aria, sì. E le stiamo aspettando, Anastasia, per darle l'ultimo saluto prima che rientrino in Inghilterra. Gli stiamo facendo una sorpresa. Anastasia, spostati da lì, che se ti vedono non è più una sorpresa, sarà una sorpresa comunque. Tutto bene oggi? Sì. Un po' meglio? Meno male, ieri è stata un po' una tragedia. Ma che hai visto? No, Hai visto Aria? Silenziosissimo, eccoli, sento le voci.
possibile? Non è che sono usciti dall'altra parte. No, arrivano, arrivano. Oh my god, ha fatto Buley. Ma quindi? Il giorno dopo? Ma perché non arrivano? Sei sicura che l'aria? Anastasia? No, spia, spia. Aspettando che scendano dall'ascensore anche Dion e allora Isabella. Ho sentito Ale che ha detto tap. Infatti. One eternity later. È martedì. È passato un giorno. Però stanno arrivando. Io la bambina ci ha guardate, sembriamo tre pazze. Amore, che belline. Hai la tua maglietta? Ciao amore! Buongiorno! Ciao! Io ho confermato anche ieri, ma così. Ciao! Bye bye! Amore! Ciao! Oh, contente, amore. Ok, mi raccomando, andiamo a far colazione. Siamo state brave. Chiuso? Brava, amore. Andiamo. Quale chiavi? Io. Allora, adesso andiamo a scuola, bimbe. Questo video lo terminiamo, eh? Salutiamo i nostri cucciolini. Cucciolini, cucciolini. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video. Ciao. Buongiorno bambine, buongiorno, sveglia sveglia, primo giorno di scuola dopo le vacanze di Pasqua, buongiorno, ciao, là, dai, non vi siete riposati in queste vacanze? Ani, dai che ti devo raccontare una cosa io a te, tu ancora non lo sai, ti devo svelare un segreto bellissimo. No. Sì. E lo sapete che dobbiamo preparare una cosa oggi? È super importante. Lo so. Che cosa? La valigia. Brava! Ma da dove andiamo, Anastasia? Dove andiamo in vacanza? In crociera. In crociera? Vanessa! Ha scoperto tutto! Ma come fai a saperlo? Io a te non ti ho detto niente. Come fai a saperlo? Mi hai sentita parlare? Eh? Come fai a sapere? Gliel'hai detto tu? Chi te l'ha detto? Ani? Chi te l'ha detto a te che andiamo in crociera? Io. Da sola? L'hai capito da sola? Ma quando? Ma sei troppo intelligente, come hai fatto a scoprirlo? Ani, ma quando? E forse ha capito quando ne abbiamo parlato, io pensavo che lei non mi sentisse, invece mi ha sentito. Ani, ma quando? Quando partiamo, Ani? Vediamo se sai anche questo. Si è addormentata. Oggi dovete alzarvi per andare a scuola. Giù dalle brande e andiamo a lavarci, dai! Ciao amore, ti sei preparata? Eh? Sei prontissima? Ti vedo un po' felice. Cos'è che ti rende così felice?
che partiamo e andiamo in crociera. In crociera. In crociera, te lo sei scordata. Infatti oggi facciamo la valigia. Dobbiamo preparare la valigia, ragazze, siamo in ritardissimo. È bellissimo perché abbiamo due stanze. Amore, ne abbiamo una sola di stanza. Ah, sì, quella che ti spiegavo prima, ma non diciamo niente ai nostri amici, perché poi dobbiamo far vedere la camera della nave. Dobbiamo fare una sorpresa, ok? Voilà! Cowboy, un cowboy pasquale. Questo cappello cos'era? Un compito? Era un compito da fare per Pasqua, vero? Bellissimo. Complimenti. Andiamo? Perché tu stamattina vuoi la brioche e la Nutella, dobbiamo andarla a prendere. Ci muoviamo, amore? Ane, tu sei uscita per pranzo e cosa è successo stamattina? Che io dove sono andata? A fare? Il tampone. A fare il tampone in farmacia perché non sto bene da qualche giorno. Ed è positiva. E sono negativa. Però visto che appunto dobbiamo prendere la nave, volevo essere sicura di essere negativa perché altrimenti non saremmo potuti partire. Ascoltami, adesso ti riporto a scuola. Facciamo uno scherzo ad Anastasia. Gli diciamo che sono positiva e che non possiamo più partire, che lei è super in fibrillazione. Sì, dai. Dai, va bene. Adesso quando io torno, adesso ti porto a scuola, quando torno a casa preparo il vostro letto, lo chiudo, metto già le valigie con i vostri vestiti e poi gli facciamo la sorpresa, la facciamo entrare in camera. Però mi raccomando, tu se lei ti dice ma non ti ho vista, sei uscita, quindi la mamma era negativa che sei uscita da scuola, tu dici no, è venuto a prendermi papà. Ok, va bene? Ok, buon rientro a scuola, ci vediamo alle 4:30. Amore, siamo arrivati fuori da scuola, mi raccomando non ridere quando esci da scuola, ok? Promesso? Affare fatto? Qua la mano? Al contrario, fantastico, non vale. Ciao tesoro, buona scuola. E poi facciamo le valigie. Dobbiamo comprare... ascolta, quando esci, prima di svelare tutto ad Ani, dobbiamo andare a comprare le scarpe. A papà. Ma diciamo perché il suo che sei positiva. No, gli diciamo sempre che sono positiva, sì. Finché non arriviamo a casa e gli facciamo la sorpresa. Dobbiamo comprare le scarpe a papà perché è il suo compleanno il giorno che andiamo sulla nave. Ed è anche l'onomastico... Scarpe a papà? Gli devo fare un regalo a papà e quindi vado a prendergli un paio di scarpe. Poi ad Ani, che è il suo onomastico, vado io adesso però a prenderle un pensierino. Va bene? E sai che io ho organizzato la festa sulla nave, sulla crociera? Sì. Con la torta? Sì, più che la festa la torta, infatti. E quando è che te la danno? Penso a cena del sabato, il primo giorno che siamo sulla nave. Ok, amore? Ciao, a dopo. Ciao cuccioline e cucciolini, è finalmente arrivato il momento di dire ad Anastasia che non si va in vacanza perché la mamma è positiva. Quindi io mi farò trovare in macchina con la mascherina e ahimè le darò la brutta notizia. Siete pronti? Ciao Anastasia. Ciao. Ciao amore. Allora, come puoi ben vedere, ho la mascherina e quindi purtroppo sono uscita positiva stamattina al test in farmacia. Sì amore. Però ascolta, io ho già chiamato Costa e ci siamo già organizzati per partire la prossima settimana, al massimo 10 giorni, ok? 10. Dipende, perché bisogna anche verificare che voi due non vi ammaliate, perché se poi vi ammalate voi è un casino comunque. Però sono... 10. Vabbè, magari settimana prossima, vediamo in questi giorni voi come state, ok? Sì. Così abbiamo anche più tempo per fare shopping, per comprare le cosine con calma, amore. Tanto la vacanza non ce la toglie nessuno, Purtroppo sì, tesoro. Senti, sai cosa dobbiamo fare però adesso? Dobbiamo andare a comprare le scarpe per il papà. Hai ragione. Ti faccio fare merenda se entriamo in un bar, va bene? Però devi andare a comprare le scarpe per il papà, perché sabato comunque è il suo compleanno e lo dobbiamo festeggiare. Ok, amore? Oh, sono proprio contenta che l'hai presa bene, brava. Com'è andata a scuola, bene? Sì. Dai, andiamo. Per merenda, ma fammi vedere qua cosa abbiamo, biscotti e cannoncini alla crema. Abbiamo comprato di tutto, ragazzi. Abbiamo una fame. Io. Tu anche, amore? Mamma. Hai comprato anche le scarpe, vediamo? Metti giù, che belle, amore! Ragazzi, scrivete nei commenti se le scarpe nuove di Anastasia vi piacciono, sono bellissime! Allora, adesso andiamo a fare un'altra commissione e poi a casa, ok Vane? Ok Vane? Ragazzi, adesso andiamo a casa, vero? Vero? Ok, abbiamo finito di fare shopping e adesso andiamo a fare i compiti.
Ti avevo comprato queste bamboline perché pensavo ti comportassi un po' meglio. Tieni, Ani. Anna Svane, questo invece è per te, amore. È bellissimo, credo. Lo apriamo e guardiamo com'è. Io avevo preso un pensierino per farmi perdonare del fatto che sono positive e che non possiamo partire. E quindi vi volevo fare questo regalino. Ma Anastasia non lo merita. Ani. Allora guardiamo solo quello di Vanessa. Non sbirciare. Cos'hai fatto? Ha visto? Aprilo? No, da sopra. Però apriamo a vedere se funziona. Piano. Piano. Però aspetta, forse bisogna dargli la carica perché è un carione. Brava, vedi? Che bellino. Sono io, vedi, con la macchina fotografica in mano che si fa un selfie. Non è bello? Eh? È troppo bello. Quindi quel portagioie lì magari lo dai a me, quello che c'è su, che è un pochino più da grande, e ci metti, e usiamo questo. Come si stoppa? E si stoppa da solo. Che pizza. Anastasia! E per te questi, le bamboline che mi avevi chiesto tempo fa. Poi ieri ti avevo detto che ti avrei fatto un regalo, ma Anastasia! Se aveva la ciocca blu ero io. Come si dice? Ani, guarda, sei tu! E Ani! La ciocca rosa! È vero, amore, sei tu! Sei contenta? Va bene. Allora, io devo andare a fare devo andare a lavorare un attimino, che devo fare una cosa. Sono belle, guarda, amore. Guarda, decidi tra le tue compagne. Questa chi è? Giulia. Giulia. Amelia. Amelia. Gaia. Gaia. Viola. Allora, questa è Viola. Hai capelli violi. Violi, sì. Hai capelli violi. Hai capelli viola. Quindi rifacciamo. Amelia. Amelia. Giulia. Viola. Gaia. E tu? Col ciuffo rosa come il tuo. Yeah! Allora, ascoltatemi, bimbe. Io mi devo assentare 5 minuti, ok? Dove? E di là, in cucina. Dove? Dobbiamo escogitare. Vane. Quindi questi qua li diamo ai Isabella. Sì. Dobbiamo escogitare qualcosa. Vabbè, io vado su. Vado su a fare il vostro letto, che da stamattina ancora è lì che attende di essere fatto. È quasi ora di andare a dormire. E niente, tu studia geografia. Devo trovare un modo per far entrare Anastasia nella camera dove ci sono le valigie. Vanessa mi ha detto di dire che c'è un topo. Adesso faccio due cose e poi le chiamo e facciamo la super sorpresa ad Anastasia. Ragazzi, ci sono. Devo chiamare Vanessa e Anastasia per la super sorpresa. Oh Madonna, oddio, cos'è? Bambine! Vane! Ani! Oddio, ho visto un topo! Ho visto un topo che è entrato in camera, oddio! No, 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 ho visto un topo, chiudo qui, ho visto un topo, oddio, Ani, Ani, no, paurissima, cos'è? Sì, in macchina però quando ho visto Vanessa che faceva così, allora l'avevo un po' capito, però sì, ero creduta, ci avevo creduto. Anche Vanessa ha detto, no veramente? Sì, poi lei continuava a insistere dicendo che era triste quando è uscita in pausa pranzo. Amore, ti abbiamo comprato dei vestitini nuovi, le valigie nuove, adesso devi provare tutto! La valigia sì, è quella. Che bello! Ciao, la valigia! Mi parto, amore! Ah, vi faccio vedere una cosina. Ho comprato due regalini da dare a Isabella e Ario stasera. Che non... contentissimo, amore! Così domani anche loro partono e partiamo insieme. Partiamo a tutti! Anche noi non andiamo andare solo io sono... Non è solo mamma! Ragazzi, sono contenta e soffrite perché... Perché la mamma una volta, quando era negativa, mi ha fatto vedere un video... Era bellissimo! C'era stata bella! C'era una stanza solo di guarda la sua pigiama nuova!
amore, sono sempre stata negativa. Ti ho fatto credere tante cose, ma io sono sempre stata negativa. Allora, dove vedi quella riga? L'avevo disegnata io. Quella riga grigia? Sì! Veramente? Quella in grigio? No. Veramente? Io non lo sapevo. Vi ho fregate, vi ho fregate. Allora, perché pure quella volta era rossa, l'hai fatto te? Ma sono stata positiva negli anni, eh? Più di una volta, tre volte io sono stata positiva. Io una volta? Una volta sola. Amore, come si dice alla mamma? Grazie. E ok, papà, che stamattina io e papà siamo andati a fare shopping per te e Vanessa. Sei pronta a provare tutto? I regali forse sono qua dentro, ho preso dei profumini. Questo è per Isabella. Per Anna, Aria? Per Aria questo. Per Aria questo, e ce l'hai anche tu. È una e lozione per Isabella? No, questo è per Vanessa. E per te quello uguale a quello di Aria. Sono degli spray profumati per il corpo. Grazie. Mi diverto a fare questi scherzi. Siete contente? Un po' di relax. Anastasia e Vanessa, la cosa... Allora, no, mamma, sì. Però un'idea. Allora, mi accendi quello e Vanessa così... No, dai, adesso non esageriamo. Fa freddo, non è che fa caldo. Ascoltami, Ani, devi provare i vestiti che ti abbiamo comprato stamattina io e papà. Hai fatto il routine? Sì, 15 volte. Perché se non ti vanno bene, io domani mattina li vado a cambiare, ok? Gasper, fuori da qui! In questa stanza lui non deve entrare. Aspetta un secondo. No, mi dovete... Quella di Anastasia, Ascoltatemi, io vi devo chiedere una gentilezza perché tra un po' arrivano Isabella e Aria perché li dobbiamo salutare. Vi dovete... Ma cos'è, il profumo? Sì, uno spray per il corpo. Provalo se vuoi. Togliamo il grembiule, tanto dobbiamo cambiarci. È tipo profumo anche per il corpo? Sì, è un... Provalo. No, non usa. Buonissimo. No, ma io li ho provati tutti stamattina. Anche il tuo è buono, Vane. Sì, come si fa? Dammi, perché tu non sei forzuta. Io sì. Ah, no, aspetta. Oh, nei capelli. Tieni, com'è? Puzza? Buono. In bocca. Ti è andato in bocca, capperi. È buono, è buono. Senti sì, che profumo. Buono. Ok. Ma io, sapete cos'è questo? Questo è... Io ho creato acqua e sapone, così se non voglio andare in bagno a lavare le mani, questo l'ho fatto con me, così mi lavo le mani così, guardate. No, amore, le mani col sapone vanno sciacquate, sì, quindi non è un'ottima invenzione. Ok, sì, poi le vai a sciacquare però. Buonissimi tutti e due, lo so, li ho provati, straprovati, ne ho provati un sacco, non ci ho capito più niente alla fine. Anastasia e Vanessa, vi dovete provare i vestiti, è la cosa più importante. Perché da scuola? Sì. Togliamo, Vanessa invece è uscita a pranzo. Poi ho fatto un disegno con la mia amica. E appena mi ha vista mi ha detto: "Sei negativa". Io sì. Sì, perché io le ho detto a Vanessa stamattina: "Se mi vedi arrivare per pranzo vuol dire che sono negativa. Se non mi vedi arrivare è perché sono positiva e non posso più uscire". Quando sono andata in mensa ti ho visto. Lo so, non c'era. Ho detto scusami, ma la mamma è negativa o no? Hai ragione, è vero. Però, brava che ci hai pensato. Ah, però una cosa ho detto, scusi, ma perché non ha la mascherina? Che mamma però monella. Io quando il bidello è venuto col foglietto ho detto, l'andaccio Vanessa esce fuori per pranzo e non viene a mensa, ho già capito che è negativa. Io te l'ho detto stamattina, faccio il tampone, quando mi danno l'esito chiamo la scuola, se posso. Ma allora, ho pensato... Non è che è positiva, però fa venire papà perché magari è dispiaciuta che E lei c'è sorpresone, c'eravamo sia io che papà. Infatti ma pure ha detto, è vero, Anni, è vero. Quello che l'ho detto la mamma ha detto, sì, è vero, Sì, Vanessa ti ha presa in giro. Brava Vanessa. Ma Vanessa poi è entrata a scuola? Certo, è uscita prima di te. Dai, bimbe, adesso chiudiamo un attimo il video e vi provate gli abiti, ok? Anastasia, tra due giorni Nutella go go! Sì. Non si può. Abbiamo un limite. Una cosa. Abbiamo un limite al giorno. Sai che in crociera è il compleanno di papà e il mio romantico! Sì, amore, perché è il primo giorno che partiamo! Sabato qui! Festeggerà?
sono felice, che bello vedervi così. Vi devo portare in crociera tutti i giorni per vedervi così, affiatate. Ragazzi, sapete che poi ci sono pure, di sera ci sono le persone che tipo che si arrampicano e fanno... Sì, è l'ultimo sono spettacoli. E invece andiamo... Poi è grandissimo. Questa ragazza è una cosa, voi non lo sapete, ma io no. Io sono guardami. Lo sapete? Che in crociera c'è la piscina chiusa e aperta. Allora ci sono tre piscine, sapete tre? Allora. Perché ci sono pure le piscine dove ti fanno un massaggio. Anastasia, ma oggi ti ho portato a comprare il costume, le ciabatte. E lei così muta. E ti ho detto che era per la... Beh, perché io gli ho detto che comunque era per la prossima crociera. E invece no, è per questo. Ma hai detto pure per 10 giorni. Esatto. E tu ti sei lamentata dei 10 giorni. Va bene, ragazzi, tra un po' arriverò. Ascoltatemi, lo so che siete super eccitate, ma se non provate i vestiti, io non so domani cosa fare. Perché poi magari la valigia me la faccio io domani mattina. Domani partiamo! Ani, dobbiamo fare la valigia? Perché se no non partiamo. No, dovete provare i vestiti nuovi. Fatti vedere. Mamma mia, sai con che cosa lo dobbiamo provare questo? Col giubbotto di jeans. Fatti vedere col giubbottino di jeans. Perfetta, amore, bravissima. Ok, quindi questi vanno bene, va bene, benissimo. Così magari quando andiamo nella sala a vedere i signori, non posso mettere questo. Certo. Perché magari fa freddo allora. Certo, adesso scegliamo anche qualche bagliettina da mettere sotto. Perché questa è molto estiva, è una tuta estiva, però mi piace. Bello, amore. Bello, la mia patatina dolce. Ok, perfetto. Fatti vedere. Con la canottiera, la tamarra. Bella! Come ti chiami, prof? Professoressa Anastasia. Senza una calza, non so che fine ha fatto. Ah, è lì. C'è un casino, ragazzi, in questa stanza. Allora, Anastasia. Bello. Sono... Che belli! Che belli! Belli questi pantaloni. Che belli! È bella la tuta, vero? Bellissima. Ok, abbiamo provato tutto e la maggior parte delle cose domani torna per essere ricambiata. Abbiamo terminato le valigie, più o meno. Domani ci metto Mari ancora io. Abbiamo salutato Aria e Isabella, che anche loro domani partono e rientrano in Inghilterra. Quindi non ci resta che andare a scuola domani, uscire e iniziare le nostre stupende vacanze. Ma tu devi portare le valigie dietro. Sì, amore. Allora, diamo la buonanotte ai nostri cucciolini e magari ci vediamo domani quando partiamo. Quando uscite da scuola e si parte, ok? Buonanotte. Cuccioline e cucciolini. Ciao. Ciao, notte. Notte. È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù.